happens when AMO gets together with them DJs for the remix. We make everybody go like this. And you know why? Because it's a celebration. La canzone si chiama Willy Willa, il Bari Serie A. Willy Willa, forza Bari in Serie A. Tu perché ami il Bari? Perché ti piace il Bari? Perché io il Bari, sono nato con il Bari. Ho sempre avuto cura della mia squadra del cuore, ho avuto sempre il cuore bianco-rosso. E quindi oggi auguro a tutti i tifosi, a tutti gli ultras, una buona partita. E il gemellaggio sarà sempre fatto con la Sampdoria. Innanzitutto complimenti per lo spirito, eh? Bello il giubbino della Samp. Lei ama la Samp perché? Per i colori, perché ha dei colori che non esistono in tutto il mondo. Lei ama il Bari da quando? Praticamente da quando ho acquisito la ragione, nel senso che da quando ho iniziato a capire cosa fossero le cose più importanti della vita, il Bari è diventata una delle cose più importanti per me. Signora, lei ha messo la sciarpa del Bari per far piacere ai suoi figli. Per tutti, anche tutti i tifosi, perché noi dobbiamo sempre tifare il Bari, sempre, in ogni momento. Willy, Willa, forza Bari in Serie A. Io sono nata e cresciuta a Bari. San Nicola, dico sempre, il suo protettore di tutti, di fare vincere il Bari. Bianco e rosso, solo colore, cado tesla, quattro. Cosa ti piace di questa città? No, mi piace l'accento, com'è, perché si assomiglia molto a Sud America, quindi Argentina. Quindi mi sento un po' come sia in casa, no? Quindi questa cosa, il fatto del rapporto che abbiamo io come giocatore con la gente di qui, sembra che sono a casa. Hai mangiato le orecchiette? Di tutto, fino a pesce crudo, che non si sono mangiato mai, fino alla carne, quindi c'è un bel mangiare pure qui. Lei che cosa sa cucinare benissimo? Di tutto, patate risecozze, le cozze ripiene, i dolcetti che vengono per Natale, di tutto. E poi? Panzerotti? Oh, non ti dico. La focaccia? Calzone, panzerotti, focaccia, tutto, tutto. Mi ha fatto venire fame, signora, adesso vado a mangiare la focaccia. Lei tifa per il Bari da quanti anni? Una vita, dal 1955. Il ricordo più bello? Quando avevamo qui a Bari l'allenatore Tony Arto, che ci ha portato dalla Serie C in Serie A. Come Bolchi praticamente? Ma prima Tony Arto, perché Tony Arto stava con il De Palo, poveretto uomo che non aveva soldi per portare la squadra in Serie A. E lui con la sua forza, Tony Arto, l'ha portato in Serie A, con giocatori comprati dall'Avellino, Muniesan, con un altro giocatore della Reggiana, non mi ricordo il nome, come si chiama, in tutti i modi, con una squadra fatta dai soldi di Muniesan, ha fatto la Serie A. Ma la prima cosa che ti ha chiesto è stata tifi per la Samp, vero? Prima ancora del nome. No, in realtà si era informata addirittura prima, se no non avrebbe proprio chiesto nulla di me. Solo colore dalla città io, che tu non vuoi. Da dove venite? Da Piacenza. Avete girato la città, immagino, l'avrete fatto a piedi, vedo. Sì, oggi stamattina e ieri pomeriggio anche. Che cosa vi piace della città? Beh, il porto, la zona del mare, il centro storico molto caratteristico, carino. Il centro anche, molti negozi, bella gente, bei ristoranti, bei locali, Bari non è la prima volta che ci vengo, comunque molto molto bella. Quando campa, zimo chiama, per ti fare la squadra nostra. Tu ami la Samp perché? Per i colori mi hai detto prima e poi? Ho detto una frase più bella, spiegare l'amore per la Samp è come spiegare l'amore per il mare, ce lo devi avere dentro e non lo puoi spiegare, cresce, lo puoi coltivare. Cerchi di seguirla sempre, non è il primo amore, ma è il secondo sicuramente.
primo è lei, vero? Beh, sicuramente. Perché mi sposo il prossimo anno. Ah, quindi. Ok. Non posso dire che il primo è la Samp, sennò non ci arrivo. Senti, vuoi dire a Cassano di fare il bravo? Cassano, fai il bravo.